creata dalle nostre mani, la macchina ha acquistato una forza tale da porci l'interrogativo della nascita di una nuova specie, capace perfino di svincolarsi dalla schiavitù che le abbiamo imposta. All'origine dell'automa sta un mondo tutto diverso. Si cela il desiderio antichissimo nell'uomo di costruire un simulacro della vita, di imitare la natura nel suo incessante fermento creatore. Dall'immagine statica si arriva alle maschere articolate e a rappresentazioni di un evidente valore dinamico che suggeriscono l'idea di un movimento persino frenetico. Gli egizi reagiscono alla impassibilità dei loro dei, articolandone le immagini plastiche. La mascella di Anubi, il dio della morte, si muove come per rispondere a una invocazione. Il mondo greco, con la celebre colomba del saggio Archita e con i raffinati teatri meccanici di Erone, ci offre i primi ricordi certi sulla storia degli automi. Alessandrino, che scoperta la forza del vapore la sfrutta per muovere questi minuscoli personaggi di fiaba, è la terra ideale di questa Arcadia delle macchine. Tra molte incerte memorie, il Medioevo ci ha trasmesso il ricordo di un androide costruito da Alberto Magno, capace di compiere tutte le funzioni di uno scrupoloso servitore. Il grande fantoccio sarebbe stato distrutto da San Tommaso d'Aquino, che lo riteneva opera del demonio. Pregato Leonardo di far qualcosa bizzarra in onore del re di Francia, scrive il Vasari, fece un lione che camminò parecchi passi e poi s'aperse il petto e lo mostrò ripieno di gigli. D'una qualità tutta diversa è l'invenzione di Pascal, la celebre machine arithmétique, fragile ed elementare precorritrice dei moderni cervelli elettronici. Essa trova posto nella storia degli automi come prima apertura verso una strada del tutto nuova. Al 700 appartengono gli esemplari più perfetti del mondo degli automi. Henri de Vaucanson, membro della parigina Accademia delle Scienze, costruì la sua scandalosa anatra digerente, capace di divorare gran quantità di cibo e di restituirla poi perfettamente digerita. Anche maggior fortuna ebbero poi le minuscole creature costruite dai due Jacques Edreau, fondatori di una industria fiabesca, che rallegrò con canori uccellini e con i concerti delle sorprendenti bambole meccaniche la romantica società di quel tempo. L'Ottocento, la rivoluzione industriale entra nella storia degli automi con questo uomo a vapore,
munito di una caldaia con relativo fumaiolo, il cui pennacchio sostituiva le piume dell'elmo. Ma l'originaria stirpe degli automi comincia nel nostro secolo a dar segno di stanchezza. Oggi il robot ha bisogno per vivere di mettersi al servizio della pubblicità, di propagandare con la sua buffa voce sintetica, con lo strabuzzare dei suoi occhi che non vedono, la marca di un sapone o di un dentifricio. Infinitamente meno agile, meno espressivo, il robot nella sua essenza è rimasto un piccolo saltimbanco mosso dalla forza di un peso. La maggior parte della eredità sembra essersi dunque trasferita all'altro ramo della stirpe, nato dalla genialità di Pascal. I cervelli elettronici, le grandi calcolatrici, non compiono funzioni profondamente diverse da quelle della machine arithmétique. Tuttavia le compiono con un ritmo così vertiginoso da portarci ad attribuir loro qualità di intelligenza. All'interno dei pannelli non vi sono ruote e ingranaggi, ma fili e tubi termoionici. In essa circolano impulsi elettrici, in modo quasi analogo a ciò che avviene nel cervello umano. Costretto a confrontarsi con la macchina, l'uomo si sente debole, lento, e può ritenere di essere impotente e schiavo. Proprio con la loro presenza drammatica, le macchine ci insegnano a guardare dentro di noi, a riconoscere nella nostra responsabilità di uomini, che si esprime in una parola di solidarietà, in un gesto pieno di dolcezza, ciò che nel mondo ci differenzia da loro. Alla nostra capacità di approfondire il senso di questo incolmabile distacco, di trovare un'armonia nel mondo civile tra la macchina e l'uomo, è legato l'avvenire della città, l'avvenire della comunità umana. Thank you.